giovedì 6 novembre alle ore 19.30 si riunisce il Consiglio Comunale di Albino, che vede all'ordine del giorno una serie di interpellanze e mozioni presentate sia dai gruppi di maggioranza che da quelli di minoranza. Due interpellanze in discussione presentate dai gruppi di minoranza per Albino Progetto Civico, per Albino le sue frazioni e la Valle del Luglio. La prima riguarda Piazza San Giuliano, la seconda l'esecutività delle ordinanze relative alla circolazione stradale nel centro storico. Si passa poi all'esame delle 8 mozioni così suddivise. La prima presentata dal gruppo della Lega Nord in ordine alla gestione emergenza profughi. La seconda presentata dai gruppi di minoranza dell'area di centro-sinistra inerente il nubifragio avvenuto tra il 30 e il 31 agosto scorsi. Si prosegue con la mozione presentata dai gruppi di maggioranza che ha per oggetto la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Serio a Comenduno di Albino, cui fa seguito la mozione proposta dal Movimento 5 Stelle in ordine all'accesso al fondo regionale destinato ad interventi per l'edilizia scolastica. Altre due mozioni presentate da gruppi di maggioranza e Lega Nord riguardano la grazia per Antonio Monella e l'attestazione ISEE. I lavori si chiudono con due mozioni presentate dai gruppi di minoranza di centro-sinistra e riguardano il tavolo permanente per la sicurezza e la gestione della caldaia a cippato installata presso le scuole medie di Desenzano Comenduno. Da Albino, linea allo studio.